sindaco di Carta. Grazie, grazie di averci accolto. Abbiamo pure il presidente del Consiglio. Ma giovanissimo, no. Tutti giovani siamo qua. Ma da quanto tempo stai in carica? Bravo. Noi da non consecutivi, no? Grazie, sei stato gentilissimo per me. A parte il piacere di sentirti, ma è anche il sapere istituzionale che ci pone di fare la candidato il nostro futuro presidente della regione. Qua abbiamo un ma se avessi mezz'ora di tempo potremmo fare una bella visita a Caltevo, una volta a casa vi veniamo a trovare con me. Questo è doveroso, doveroso. Noi ti aspettiamo. Noi siamo tranquilli. Anche perché qualunque cosa accade noi dal 6 novembre ci dobbiamo continuare a mettere al lavoro per la finita la campagna del tomato, le cose si fanno complicate. Grazie mille, noi andiamo là. Ciao, allora siamo a Caccamo, guardate che meraviglia che c'è qui. Questa è di proprietà della regione ovviamente, che deve fare fruire a tutti. È una piccolissima comunità di, in provincia di Palermo. Stasera siamo qui, guardate che accoglienza meravigliosa, ci sono tantissimi cittadini. Ora fra poco prendiamo il microfono, parliamo con loro, raccontiamo quello che vogliamo fare per la nostra regione. Sono sempre con Luigi Di Maio, c'è qualche candidato della lista che ora sale sul palco, così magari mentre che c'è la diretta lì potete anche vedere, magari qualcuno di voi insomma conoscerà qualcuno e potrà dare anche delle indicazioni, insomma dei parenti che vivono qui, se magari preferite qualcuno insomma li volete votare. Cominciamo. Buonasera a tutti, anche di qua. Buonasera a tutti. Giovanni, chi è che deve... Grazie.
minuto iniziamo, un minuto. Ragazzi, io scenderò, vi saluto, grazie. Ciao ragazzi. Grazie dell'accoglienza davvero. Qui sono con Luigi Di Maio, con un po' dei candidati della provincia di Palermo, così cominciate anche a memorizzare un po' i volti delle persone che si stanno impegnando con noi. Incredibile, abbiamo dovuto cercare col lanternino i presentabili della nostra lista, i presentabili, quelli che non hanno nessun problema con la giustizia, quelli che hanno il casellario giudiziale pulito, i carichi pendenti puliti. Abbiamo chiesto un impegno a queste persone, perché noi stiamo facendo una battaglia di civiltà. Qualcuno che si candida contro di noi dice che ci vorranno ancora 20 anni per avere liste pulite. No, le liste pulite sono già adesso e sono già da qualche anno, sono le nostre, perché l'importante è che metti dei criteri e dei paletti e li puoi avere. Puoi averle già le liste pulite ora. Metti dentro persone per bene, dentro le istituzioni, e rispetti il voto libero e il voto dei cittadini. Stamattina abbiamo fatto una conferenza stampa su questo tema, perché badate, io ci punto molto, perché per me è il rispetto della nostra storia, della nostra terra, ma soprattutto della nostra dignità. Io mi sono stancato di uscire fuori dalla regione, fuori dalla nostra terra, e di sentirmi dire dagli altri delle altre regioni: ah, però da voi ci sono sempre queste storie, gli indagati, gli arrestati. Sono stanco perché vivi una mortificazione, viviamo un'umiliazione quando succedono queste cose. Allora stamattina abbiamo fatto una conferenza stampa con Luigi e ho chiesto, e abbiamo chiesto, l'intervento dell'OSCE, che è un ufficio internazionale che si occupa appunto della trasparenza istituzionale durante le manifestazioni elettorali e la tutela dei diritti umani. Devono venire a monitorare. Subito è uscito un comunicato dei nostri avversari: ma noi non siamo un paese in guerra. Ed è vero, non lo siamo. Ma tant'è che l'OSCE è intervenuto anche per monitorare le elezioni nazionali del 2006 in Italia, quelle politiche. Ma qui non eravamo in guerra nel 2006. E allora è una cosa che si può fare, questo ce lo deve lo Stato italiano. Ho fatto un appello al ministro Gentiloni, al premier Gentiloni, affinché attivasse questa procedura e ci desse la possibilità di avere anche questo controllo questa volta. Perché io sono molto preoccupato, e ve lo dico davvero, sono molto preoccupato. Mentre venivamo qui, li sapete i fatti degli altri giorni. L'ex sindaco di Milazzo, candidato con Musumeci, è stato condannato per concorso in abuso d'ufficio. Se verrà eletto, non verrà immediatamente sospeso perché non è eleggibile. Due giorni fa ne hanno arrestato un altro che oggi era, quando l'hanno arrestato, il sindaco di Priolo. Oggi, siccome si è dimesso, è l'ex sindaco di Priolo, sempre candidato con Musumeci, e anche lì questa persona ovviamente è arrestato, non potrà prendere parte, diciamo, ad un eventuale insediamento del Parlamento, ma rimane candidato ed è sempre in quelle liste lì. Ma mentre venivamo, siccome è come un domino ormai, stanno cadendo uno dietro l'altro, mentre venivamo ne hanno indagato un altro di candidati nelle liste di Musumeci. Dove andiamo a finire? Dove andiamo a finire? Perché io questo vorrei capire.
qual è il futuro della nostra terra, qual è quello che ci aspettiamo da queste elezioni, perché il capo di una coalizione, il candidato alla presidenza, dovevamo essere noi, siamo 5 candidati alla presidenza, dovevamo essere noi a garantire liste pulite, dovevamo essere noi a garantire un voto libero, sicuro e trasparente per i cittadini. Voi dovevate scegliervi solo il programma, dovevate leggervi i programmi e guardarvi i vostri candidati della zona e decidere liberamente. Invece vi dovete trasformare in una sorta di commissari di polizia, dovete andarvi a cercare i casellari giudiziari se quello ha dei carichi pendenti, delle cose. E questo è per non sbagliare, dici, ma come, date il voto a uno che poi è indagato? Perché non ve lo dicono neanche. Questo è il grande problema di queste elezioni regionali e io spero che la vostra attenzione sia alta e che rimanga alta l'attenzione anche di tutti quelli che in questo momento stanno facendo informazioni agli organi di stampa. Lo dico chiaramente, la stampa regionale è sul pezzo, fortunatamente c'è. La stampa nazionale non c'è stata in questi giorni, stiamo cercando di tirarla dentro. Ma quando hanno arrestato l'altro giorno quel tipo, Repubblica Nazionale, la notizia era in 15ª posizione dopo le punture di Zanzara, l'emergenza delle punture di Zanzara. Per la stampa era al 19° posto dopo il rischio dell'estinzione dell'orsetto Paddington, importante anche come notizia, mentre per il Corriere della Sera la notizia non era mai avvenuta, il fatto non era mai avvenuto. Ora io vorrei dirvi una cosa, qui staremmo a parlare di programmi, potremmo stare a parlare per ore ed ore, però io ho cercato un confronto con gli altri, ho cercato di dire anche a Musumeci, che sembrerebbe l'unico competitor che in questo momento c'è, i sondaggi dicono che ce la stiamo giocando all'ultimo voto, e ho detto confrontiamoci sulle liste pulite, confrontiamoci sui programmi che sono la cosa più importante. Mi risponde che non si vuole confrontare, lui si confronta con i cittadini, beh anche noi lo facciamo, ogni giorno andiamo in giro, facciamo le piazze, questo non è un problema. Il fatto è che hai paura di venire a confrontarti perché sai che non hai argomenti. Allora innanzitutto lancio un messaggio, non mi confronto più sulle liste pulite, non lo voglio più il confronto, perché il confronto Musumeci l'ho avuto con i tribunali e a quanto pare l'ho anche perso questo confronto. È finita lì, non lo voglio più. Se si vorrà confrontare sui programmi, benissimo, quello lì avverrà. Io vi dico solo una cosa, è arrivato il momento di cominciare a mettere in piedi una linea di governo credibile e seria, e per me è imprescindibile un biglietto da visita che sia credibile e serio anch'esso. E allora il primo provvedimento che faremo nel momento in cui dovessimo vincere le elezioni ed entrare all'interno del Parlamento sarà quello di riunire la giunta di governo. Voi sapete che io gli assessori li sto nominando tutti prima, perché voglio che i cittadini possano scegliere non più a scatola chiusa come hanno scelto fino ad oggi, ma il pacchetto completo alla luce del sole. Riunirò la giunta e faremo immediatamente una legge di 2 righe dove dimezziamo gli stipendi dei deputati e aboliamo i vitalizi degli ex deputati regionali. Quello è il biglietto da visita, un paio di settimane diventa legge di questa regione. E recuperiamo 20 milioni di euro, 3 milioni e mezzo dal taglio dei vitalizi, degli stipendi e 17 milioni dal taglio e dall'abolizione dei vitalizi. Che ci fai con quei soldi? Perché sono una goccia nel mare in una regione che ha 1000 problemi. Però intanto comincia a invertire la rotta, comincia a prendere i soldi da dove non servono, dalle tasche marce alla politica, e le comincia a mettere dove servono, nelle tasche dei cittadini. Con i 3 milioni e mezzo del taglio di stipendi ho detto che farò immediatamente delle borse di studio per giovani neolaureati per fargli fare degli stage all'interno della pubblica amministrazione. E finanziamo questa cosa che è molto bella, 350 giovani avranno questa possibilità di continuare a crescere professionalmente, e con i 17 milioni ci rivolgiamo alla parte meno protetta della nostra regione, che sono le giovani donne lavoratrici autonome, perché chi è lavoratrice autonoma è l'unica dipendente della sua azienda e deve decidere ogni giorno se deve costruirsi una famiglia e quindi rimanere incinta oppure andare ad alzare la saracinesca. E questo non è una cosa al passo con i nostri tempi e soprattutto non è neanche da paese civile o da regione civile quale siamo. Allora con quei soldi noi finanzieremo il fondo, l'abbiamo chiamato così, del co-manager, in sostanza, in buona sostanza, una persona, una giovane donna lavoratrice autonoma che rimane incinta avrà la possibilità per il tempo della gravidanza e per i primi anni di vita del bambino di avere una persona che la affiancherà e non gli farà perdere il lavoro e potrà continuare a lavorare, ad alzare la saracinesca ogni giorno, e la sostituirà quando lei non sarà in grado di poter andare a lavorare perché magari ha dei malori e sta male,
e quello, lo stipendio gli verrà pagato appunto da quel fondo regionale che andremo a erodere dai vitalizi degli ex deputati. Dice, ma questo dice soltanto un biglietto da visita, per il resto che facciamo? Beh, innanzitutto dobbiamo invertire un paradigma. Qui in questa regione ogni volta che si è fatto, che si è parlato di lavoro, la politica negli ultimi 20 anni cosa ha fatto? Ha risposto solo in un modo. Ha preso e ha creato posti di lavoro. E ha creato posti di lavoro soltanto in una maniera, creando del precariato. A queste persone che oggi vivono una vita da lavoratori precari, ovviamente dovremmo dare una risposta vera, una risposta reale. Dovremmo cominciare a parlare dei precari degli enti locali facendo finire finalmente quei 25 anni precariato e creando quella stabilizzazione all'interno dei comuni. E mi riferisco anche agli operai della forestale, ai quali stiamo pensando di storicizzare la spesa. Vogliamo far diventare il loro stipendio una spesa obbligatoria della regione, in maniera tale che non dovrà più tenere banco l'approvazione del bilancio regionale, ma sarà fatta una programmazione e nei tempi dovuti verranno avviati al lavoro direttamente, indipendentemente dall'approvazione del bilancio, perché se la spesa diventa obbligatoria i loro stipendi saranno lì dentro. Questi sono i passaggi che vogliamo fare, ma al futuro della nostra regione cosa vogliamo rivolgere? Noi vogliamo creare un istituto di investimenti pubblico regionale dalla fusione di 3 partecipate che ci sono in questo momento, armarlo con fondi della Comunità Europea e fondi del bilancio regionale. Vogliamo metterci 1 miliardo di euro per l'occupazione in 5 anni e vogliamo investire nelle imprese private, perché devono essere loro che si devono sviluppare economicamente e devono creare loro i posti di lavoro. E avverrà attraverso dei prestiti alle aziende che vorranno allargarsi, vorranno ingrandirsi, vorranno nascere, vorranno comprare nuovi macchinari, vorranno costruire nuovi spazi o nuovi capannoni. E il patto con le imprese sarà in questo modo: io te li presto i soldi e me li dovrai restituire ad un tasso di interesse agevolato, ma potrai scegliere, assumendo delle persone, di allontanare la prima rata. Più ne assumerai e più la prima rata si allontanerà, anche fino a 10 anni di distanza. Ti darò i soldi oggi, tu creerai posti di lavoro oggi e la prima rata me la ridarai fra 10 anni, comincerai a pagare quel mutuo fra 10 anni. È l'unico modo che abbiamo per uscire da questa impasse, da questa palude nella quale ci hanno gettato. Io non ne conosco altri, è l'unica ricetta che abbiamo: investire nelle aziende. Chi lo sta facendo, chi in un momento di crisi ha investito denaro in ricerca, in cultura e nelle imprese private è uscito prima di tutti dalla crisi. Sto parlando di posti come la Svizzera, sto parlando di altri posti che sono riusciti a non vivere il momento della crisi, ma anzi l'hanno sfruttata per creare nuova occupazione e per rilanciarsi. Questo è quello che dobbiamo fare. Io non vedo altri modi per cominciare a organizzarci in questo modo. E poi c'è un'altra grande bugia che dobbiamo sfatare. Un'altra grande bugia: io ho 42 anni, ma quando avevo 20 anni, e a quanti di voi hanno avuto 20 anni e a quanti di voi oggi hanno 20 anni, dicono questa frase: i giovani sono il futuro del nostro paese. Che grande bugia che è questa, perché non è vero, i giovani non sono il futuro del nostro paese. I giovani sono il presente del nostro paese e bisognerebbe dargli gli strumenti affinché possano crearsi il loro futuro. E fino a quando non li metteremo in grado di avere queste possibilità, noi non ne usciremo mai. Allora a chi mi parla di politiche giovanili del lavoro rispondo che anche i cinquantenni un lavoro in questo momento non ce l'hanno. Noi dobbiamo credere in un piano di sviluppo serio per la nostra regione che da qui ai prossimi 10 anni possa risolvere, non dico del tutto, ma in grande maggioranza il problema dell'occupazione. E mi sono messo in testa anche una cosa, che è molto grande, ma ci credo: dobbiamo farli ritornare quei giovani che se ne sono andati, dobbiamo farli ritornare quelle persone che se ne sono andate, perché non abbiamo avuto la possibilità di farli rimanere qui nella nostra terra. E questo va fatto semplicemente se ci crediamo. Però si parla di turismo sempre, continuamente, si parla di turismo ogni volta che si parla della nostra regione, e tutti nelle campagne elettorali dicono: dobbiamo investire sul turismo, dobbiamo avere nuove capacità, il turismo, la nostra terra può offrire tutto quello che c'è, c'è il sole, il mare, il clima, ci sono i cibi della buona tavola, ci siamo noi siciliani. Poi però quando vengono eletti rimangono sempre nella stessa condizione di un assessorato al turismo, che è un assessorato di serie B. Ma non per la qualità umana delle persone che lo vanno a dirigere, attenzione, io non mi riferisco agli assessori in quanto tali,
Il problema di fondo sta nel fatto che non ci hanno messo mai una lira da investire nel turismo. E allora tu non ne fai soldi e non fai turismo se non ci metti i soldi. Non crei il radicamento sul territorio, non crei idee sul territorio. Come dovrebbero venire gli altri se non abbiamo strade, se non abbiamo infrastrutture, se abbiamo ancora l'immondizia abbandonata agli angoli delle strade provinciali per venire da qua, se abbiamo un sistema di viario incredibile, distrutto, se abbiamo ancora dei tempi di percorrenza allucinanti, se non abbiamo ancora un accordo serio con le compagnie aeree per poter portare i turisti qui tutto l'anno e se soprattutto non stiamo dando manforte ad una pubblicità che ci internazionalizza nel mondo. E questo è quello che voglio dire. Allora, un assessorato al turismo che deve essere mirato e che deve creare turismo e posti di lavoro seri, deve avere qualche milione di euro, o meglio parecchi milioni di euro in un fondo per il turismo da poter spendere. La Croazia spende ogni anno, paese che fino a 20 anni fa era dilaniato dalla guerra, la Croazia spende 500 milioni di euro ogni anno da 20 anni per il turismo e stanno vivendo di turismo e hanno dei numeri incredibili. Le stime sul turismo che sono uscite quest'anno nel 2017 da Unicredit dicono che in Sicilia facciamo 15 milioni di visitatori ogni anno, siamo la nona regione in Italia, il Veneto ne fa 63 milioni di turisti ogni anno, Rimini, la sola città di Rimini, fa 15 milioni di visitatori ogni anno, di turisti ogni anno, una città con... fa gli stessi numeri di una regione e noi abbiamo 66.000 occupati nel turismo. Ora io dico una cosa, ma se riuscissimo a fare crescere questi numeri, a fare crescere questi numeri, a raddoppiarli, a triplicarli, a quadruplicarli nei 4-5 anni che ci vedono al governo di questa regione, noi potremmo, non dico quadruplicare il numero degli occupati, ma sicuramente aumentarlo sensibilmente e quantomeno raddoppiarlo e passare da 60.000 a 120.000 occupati. E sono posti di lavoro veri, ma come fai? Devi dare degli incentivi alle imprese in questo caso? No. Devi semplicemente andare a prendere i turisti da dove sono e li devi portare da noi. E allora l'idea che abbiamo noi è molto semplice, ogni anno sceglieremo una nazione di riferimento, studieremo i flussi turistici che spendono di più e che hanno bisogno di più servizi e con un accordo fra tutte le associazioni di categoria che si occupano di turismo e non solo, li andremo a prendere e ogni anno sceglieremo una nazione e ai cittadini di quella nazione diremo che se verranno in Sicilia nel periodo di destagionalizzazione, quindi tolti luglio e agosto, in tutti gli altri mesi avranno il 30% di sconto sui voli aerei, il 30% di sconto sugli alberghi e su tutti i servizi che gli servono e cominceremo a fidelizzare i turisti, a farli venire qui e a farli rimanere per più tempo. Anche qui in questo caso io non conosco altro modo per far venire la gente, perché noi già abbiamo tutto, abbiamo le bellezze culturali, le bellezze naturali, abbiamo i beni architettonici, abbiamo queste meraviglie qui, abbiamo i cibi alla nostra tavola, abbiamo l'agricoltura di qualità. Ma se non riusciamo a mettere in piedi un sistema che faccia conoscere a tutto il mondo quello che siamo realmente, e allora questa cosa non varrà assolutamente a nulla, li dobbiamo cominciare a fidelizzare. Un'ultima cosa, perché sono anche convinto lì che in agricoltura dobbiamo cominciare a rispondere a quelle che sono le maggiori, i maggiori inganni del nostro tempo, le maggiori problematiche che abbiamo dato non solo agli agricoltori, ai pescatori, ma a tutta una serie di persone che oggi fanno impresa, che sono le direttive comunitarie. Noi abbiamo un ufficio di Bruxelles che dobbiamo sfruttare maggiormente, dobbiamo creare lì dentro due squadre di persone molto titolate, di professionisti che devono difendere e devono cominciare a difendere le nostre merci. Innanzitutto con la creazione di un marchio regionale di qualità che possa fare identificare a tutti noi consumatori quelli che sono i prodotti siciliani, sì, dalla nascita fino all'ultimo dei passaggi di imbottigliamento e quant'altro. Ma a Bruxelles dovremmo andare a difendere i nostri prodotti andando con dei lobbisti, cioè dei rappresentanti delle istituzioni, andando a contrattare col Parlamento europeo quelli che dovranno essere le ridiscussioni di alcuni trattati che hanno distrutto. Pensate alle arance che provengono dal Marocco, all'olio tunisino e a tutte le altre merci che arrivano da noi e che hanno distrutto interi settori della nostra produzione. Questo è quello che dovremmo dire alle persone e soprattutto che dovremmo andare a dire a Bruxelles, perché chi oggi fa impresa da noi non deve più essere un eroe, deve solo fare l'imprenditore. Io non voglio più vedere gente agonizzare addirittura a volte ho visto imprenditori vincere alcune battaglie nonostante la politica, nonostante le palle al piede, nonostante gli ostacoli che questa politica regionale, nazionale ed europea gli aveva messo davanti. A queste persone va sempre il mio ringraziamento, ma io voglio che comincino a gareggiare con i competitor europei ad armi pari.
e l'altra dovrà essere una squadra che dovrà andare a ricercare i nuovi mercati per poter vendere le nostre merci. E vorrei che quell'ufficio di Bruxelles diventasse un ufficio dove si firmano contratti, dove si creano ricchezze sul nostro territorio e dove si cominciano a fare posti di lavoro anche lì seri. Il programma è lungo e io non vi voglio stancare con queste cose, lo avrete, magari qualcuno l'ha già avuto, comunque lo avrete, ma lo potete anche andare a trovare nel nostro sito internet sicilia5stelle.it. È un programma di 100 pagine, io ho definito un manuale di istruzioni. Come tutti i manuali di istruzioni, quando comprate un elettrodomestico non si legge mai quando lo compri e attacchi la spina, il televisore lo cominci a guardare. Tiri fuori il manuale di istruzioni quando qualcosa non va, quando c'è un guasto. E là quando c'è un guasto trovi il guasto e trovi anche la corrispondente soluzione per risolvere quel problema. Ecco, quello lì è il manuale di istruzioni della Sicilia. Ogni volta che troveremo un problema lì avremo anche la soluzione. Sarà basato sull'ascolto, è stato basato sull'ascolto di tanti cittadini, ma siccome non li abbiamo incontrati tutti, sarà basato ulteriormente sull'ascolto e ogni volta che incontreremo qualcuno che avrà un'idea migliore di quella che c'è scritto nel programma, io non ho nessun problema a mollare la mia idea e a prendermi quell'idea migliore, perché vorrò che i cittadini parteciperanno alla vita pubblica della nostra regione. E qui sta l'altro tema, che stasera io non scendo da sto palco se non mi fate voi una promessa a me, perché deve cambiare anche il modo di fare campagna elettorale e il modo che la politica ha con l'interfacciarsi con le persone. E non sarò io a farvi nessuna promessa, ma sarete voi a doverla fare a me. È finito il tempo degli spettatori della politica, è finito il tempo di cittadini che hanno detto a chi votavano: io il voto te l'ho dato, adesso vediamo che sai fare. Perché per 20 anni li abbiamo visti, non hanno saputo fare niente, perché non hanno pensato a noi, si sono chiusi dentro i palazzi e hanno pensato a chi gli ha finanziato la campagna elettorale e ai gruppi di potere che li hanno portati in giro. Ed è questa l'unica ragione per cui oggi scendiamo qui in piazza, perché sentiamo forte il disgusto che abbiamo nei confronti di chi fino ad oggi ha distrutto la nostra vita e ha umiliato la nostra terra. Però pensateci bene, la responsabilità io non la posso dare solamente ai Cuffaro, ai Lombardo e ai Crocetta, la responsabilità è un po' nostra. È un po' nostra, perché li abbiamo votati, sì, ma li abbiamo lasciati fare quello che hanno fatto, non gli abbiamo mai detto niente, non siamo andati mai sotto quei palazzi a rimproverargli quello che stavano facendo di male nei nostri confronti. E allora ci riprendiamo un po' alla nostra dignità, ci riprendiamo un po' del nostro ruolo di datori di lavoro e cominciamo a pretendere che chi va a governare deve comunque sapere anche ascoltare, soprattutto risolvere i problemi della gente. E questo può avvenire soltanto se cambiamo la nostra impostazione mentale, il nostro approccio alla vita pubblica di questa regione. Allora non possono essere più i 3 secondi ogni 5 anni dentro la cabina elettorale, il delirio di onnipotenza che abbiamo con quella matita in mano, è troppo poco. Dobbiamo cominciare invece a mettere un pochettino del cuore, un pochettino di anima, un pochettino del nostro tempo libero pure, 2 minuti la settimana, 10 minuti per chi ha un po' più di tempo, e riscoprire soprattutto quel senso di comunità che abbiamo smarrito, quel senso di comunità che dentro ha dei concetti come solidarietà, aiutarsi gli uni con gli altri, che chi sta meglio aiuti chi sta peggio. E questo deve essere l'unico modo per poter andare a governare una regione tutti insieme, perché cambierà questa terra nel momento in cui avremo deciso che cambia. Non saranno queste elezioni a farla cambiare se non cambierà il nostro approccio mentale alla nostra vita pubblica. Tutti insieme lo dovremo decidere, ma dovremo diventare di nuovo comunità e dovremo riscoprirla questa cosa. E allora noi non siamo i nostri bei monumenti, le nostre strade, i nostri palazzi o le nostre piazze. Noi siamo uomini e donne di buona volontà e possiamo decidere di essere uomini e donne migliori di altri uomini e donne che risiedono in altri luoghi. Basta volerlo però. Allora, poco fa ho incontrato il sindaco e gli faccio un appello come a tutti gli altri sindaci che ho incontrato in questi 5 anni e in questi mesi di campagna elettorale. Sindaco, cambi la tabella che c'è all'ingresso. Tolga benvenuti a Caccamo, scriva benvenuti nella comunità di Caccamo, perché vi identificate solo davvero per quello che fate, nel modo che avete di aiutarvi gli uni con gli altri, ed è questo il valore fondativo di qualcuno che sceglie di vivere in un luogo. Io non ne conosco altri, non ne conosco davvero altri. Andate a votare soprattutto, scegliete liberamente, scegliete i programmi, io ci tengo particolarmente a questa cosa, non ve ne faccio appelli al voto, tanto li conoscete tutti e conoscete noi. Per me è un referendum il 5 novembre, il passato
contro il futuro. Quelli che ci hanno governato per 20 anni e già li abbiamo provati e se ne vantano anche che li abbiamo provati, e quelli che ancora questa regione non hanno ancora avuto la responsabilità di governarla, e quella responsabilità ce la vogliamo prendere, e per me va bene. Però la realtà delle cose è che noi dobbiamo andare a votare per costringere quel voto di scambio, per costringere quel voto di apparato, per costringere quel voto clientelare a diventare marginale. Perché se andiamo a votare in 200 e 100 sono quelli dei loro e 100 sono quelli dei voti di scambio, saranno il 50% dei voti espressi, ma se andremo a votare in 2000 quelle 100 persone diventeranno solo il 5%, li metteremo in un angolo. E questa è la logica, ed è per questo che non ci spingono ad andare a votare, ed è per questo che hanno fatto una politica mirata anno dopo anno per fare schifare le persone e fargli dire basta, non ci vado più a votare, e il loro risultato l'hanno raggiunto in quel modo. E allora tirate fuori le tessere elettorali, tirate fuori quell'orgoglio di essere siciliani e andate a decidere chi dovrà governare questa regione, perché si dovrà prendere la responsabilità prima di ascoltarvi e poi di prendere le decisioni per cambiare finalmente questa terra. Perché io mi sono stancato di vedere tutti i nostri giovani che se ne vanno, perché se non vinciamo queste elezioni, io ve lo dico, il prossimo che se ne va sono io, e secondo me anche molti altri, perché non c'è futuro in una terra di persone che già hanno provato a governarla e che si sono fatti i fatti loro per 20 anni. E questa cosa la sapete anche voi, ognuno di voi, ognuno di voi. Io vi ringrazio, vi lascio a Luigi Di Maio e vi auguro. Vieni, vieni qua, vieni qua, sali. Sali, dai, sali. Dai, ti butti la. Vieni, vieni qua. Un minuto, un minutino, ti lascio il microfono per un minuto. No, 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 vai, vai, no, parla allora, con tutti. No, io volevo parlare con te, innanzitutto. Come ti chiami? Giannico. Allora, io ti propongo un problema. Gli assistenti igienico personale. Da 20 anni lavoriamo a supporto, lavoriamo nelle scuole assistenti ai ragazzi disabili. Sì. Il problema è ben noto, perché voi avete fatto tra l'altro la spalla con la Zaffarani e la Foti alla legge che il PD, l'articolo 10, il famoso articolo 10, è stato abrogato perché 3 mesi noi siamo stati sotto i palazzi a contestare tutto, Crocetta, Baccei, Faraone, tutti. Voi avete proposto i voucher, questo non, che poi è stato pure abrogato, ok, e ora quale proposta c'hai per noi? Noi attualmente ancora a un mese che non lavoriamo, la scuola è iniziata ma noi non stiamo lavorando. L'ufficio scolastico regionale con l'Alto Monte ha dichiarato che i bidelli non devono fare questo servizio, servono 190 operatori. Voglio sapere la proposta che tu hai andando a governare il governo siciliano. Ok, grazie. Benissimo. La legge che era stata fatta è stata abrogata, come avete sentito, quindi il problema diciamo che si è tolto. Ora dobbiamo dare una risposta a queste persone che sono lavoratori di cooperative, e in questo momento il sindaco di Palermo o altri sindaci non stanno dando risposte. La regione si dovrà fare carico di un servizio che deve servire agli alunni disabili all'interno delle scuole. Questa è una, cioè per me è un fatto dichiarato, dico, io ho firmato anche un impegno con PIF l'altro giorno per quanto riguarda tutti i ragazzi disabili, di mandarvi a lavorare, più concreta di questa. Lavorare con le province, come? Lavorare come? Metteteci i soldi. Metteteci i soldi, raga, che come... Il punto da... Ho capito, ma noi vedi che noi ci siamo da 5 anni. Sì, sì, no, ma io guarda, io sono convinto, stai tranquillo. Però dico, te la posso dare un consiglio, dico, perché io comunque me l'aspettavo il tuo intervento e mi sono anche andato a guardare la tua pagina Facebook. Il comizio di Musumeci che tu sostieni è domani. Il comizio di Musumeci che tu sostieni dalla tua pagina è domani. Magari vieni e parli con me. E ti ho dato la parola, però non continuiamo, dai. C'è problema? È nella tua pagina Facebook, c'è scritto voto Musumeci, c'è la cosa, dai, ti ho fatto parlare, però dai, per carità, non è che, cioè, capisco tutto, però se mi parli di problemi di 20 anni fa, io sono qui in regione da 5 anni, evidentemente forse chi ti governava 20 anni fa ti ha creato un problema. T'ho detto che lo risolviamo mettendoci soldi, punto. Io vi ringrazio,
Io vi ringrazio, passo la parola a Luigi Di Maio. Grazie ancora, viva la Sicilia! Buonasera a tutti, grazie prima di tutto di essere qui, grazie al sindaco e all'amministrazione comunale che sono venuti a salutarci in piazza e soprattutto grazie a chi in questi mesi ci ha sempre sostenuto. Con calma, non c'è nessun problema. Il vero problema, guardate, io ho imparato questa cosa in questi anni, qui ogni categoria ha un problema perché in questi anni si sono create delle storture. Ora, la vera risposta da dare non è fare nuove leggi per creare altre distorsioni. La vera risposta da dare è che voi ci dovete chiedere nei prossimi anni, sia dalla regione e sia dal paese, quindi dal Parlamento nazionale, sono i soldi. Guardate, una cosa che io ho imparato in questi 5 anni, voi ci avete mandato in Parlamento, all'Assemblea regionale siciliana, chiedendo sempre nuove leggi. Ci avete sempre chiesto di fare nuove leggi, ve le hanno fatte le nuove leggi, si chiamano Jobs Act, riforma Fornero, vi hanno fatto la legge sulla buona scuola, ognuno che arrivava aggiungeva qualcosa e vi ha aggiunto delle leggi in questi anni che hanno creato dei veri e propri meccanismi folli per cui gli insegnanti sono stati mandati sballottati con un algoritmo nel nord Italia. I pensionati che dovevano andare in pensione non ci sono andati più e quindi i giovani che dovevano entrare nel mondo del lavoro non ci sono entrati più, perché la riforma Fornero ha impedito a 1 milione di persone di andare in pensione, ma anche a 1 milione di giovani di entrare nel mondo del lavoro. Vi hanno fatto il Jobs Act, ci hanno fatto, perché il vero problema del Jobs Act è che hanno tolto il diritto alla stabilità e alla serenità di un'intera generazione, e l'avete visto, perché adesso ci sono nella stessa azienda quelli che hanno il contratto a tempo indeterminato, quello vero, e quelli che hanno il contratto a tempo indeterminato che ti possono licenziare dopo 3 anni appena scadono i contributi. Ognuno ha aggiunto qualcosa. I veri grandi programmi elettorali, secondo me, invece adesso si compongono di un'altra cosa, che si chiamano poste di bilancio. Noi dobbiamo fare una legge alla fine di ogni anno in cui si deve decidere come si devono spendere i soldi e le vostre tasse. Quella legge si chiamava legge finanziaria, oggi si chiama legge di bilancio, e che decide ogni fine anno dove i soldi delle vostre tasse debbano essere appostati. Ve lo spiego con molta franchezza, con molta anche semplicità. Alla fine di ogni anno a Roma si decide se prendere i 12 miliardi di euro delle pensioni d'oro e darle a quelli che dovevano andare in pensione con la riforma Fornero e non ci possono andare più partendo dai lavori usuranti. Qui ci sono in questa regione pescatori che a 67 anni forse vanno in pensione, agricoltori che forse vanno in pensione a 67 anni se riescono a mettere insieme tutti i contributi. E si deve decidere, bisogna fare una scelta, ma chi prende la pensione d'oro non abolirà mai la pensione d'oro, chi è lì dentro e prende il vitalizio non ve lo abolirà mai il vitalizio. Chi è lì dentro e utilizza gli sprechi con i vostri soldi non li abolirà mai quegli sprechi, se ne nutre. Allora, la vera sfida che noi stiamo cercando di portare avanti in questo momento è quella non di venire qui a dirvi vi riempiremo di nuove leggi. Voi dovete immaginare la Sicilia del dopo 5 novembre con Giancarlo al governo come una Sicilia che prende i bilanci regionali, li comincia ad aprire e comincia a dire: questa non è più una spesa prioritaria, stiamo spendendo 12 milioni di euro, 17 milioni di euro in vitalizi, bene, li prendiamo e li mettiamo su un progetto dei giovani. Stiamo spendendo decine di milioni di euro in consigli di amministrazione di enti inutili, bene, li cominciamo ad accorpare questi enti inutili, non per licenziare i dipendenti, ma per cominciare ad abbassare il costo di tutti quelli che sono stati messi a capo di questi enti in questi anni, grazie a coloro che si candidavano, poi perdevano le elezioni e da qualche parte si dovevano andare a trovare una poltrona e gli creavano l'ente inutile. E oggi ho incontrato gli imprenditori siciliani che mi hanno detto: noi tra burocrazia e controlli passiamo 130 giorni dell'anno a fare scartoffie e passiamo 50 giorni all'anno a rispondere ai controlli di decine di enti che vengono nelle nostre aziende a fare sempre lo stesso controllo e ci chiedono sempre le stesse carte e bloccano tutto il nostro lavoro. Ma perché siamo arrivati a questo? Perché dobbiamo fare nuove leggi, dobbiamo fare qualche riforma? No, voi dovete cominciarci a fare l'elenco, lo dico anche ai commercianti, lo dico ai padri di famiglia, voi dovreste cominciare a farci l'elenco di tutti i certificati e tutte le leggi che non servono e che andrebbero abolite, lo dico anche al sindaco, lo dico a chi amministra una città medio-piccola.
quante carte non servono, le facciamo per dire di averle fatte? Quante leggi ci sono nell'ordinamento che non producono nessun effetto positivo, ma creano degli effetti negativi devastanti, che si chiamano burocrazia? Allora, quando parliamo di burocrazia, quella cosa che vi complica la vita e che vi costringe ad andare sempre dall'avvocato, dal commercialista e dal ragioniere, perché non si capisce più nulla quando abbiamo un problema, quale sia la legge che ci deve risolvere il problema e l'ente da cui andare per farci risolvere il problema, voi state parlando dei politici che ormai fanno troppe leggi, non ne fanno poche. A Roma se ne fa una ogni 2 giorni e mezzo, ve ne piomba addosso una ogni giorno, tra leggi regionali, leggi nazionali e leggi europee. Quando poi c'è un problema, qualcuno mi chiede: ma la fate una legge per noi? Io dico: guarda, al massimo te la aboliamo una legge per aiutarti, al massimo cominciamo a spostare i soldi che qualche legge ha messo da un'altra parte. Questo deve essere importantissimo. Poi ci sono delle cose da fare, per carità, non sto dicendo, se no qualcuno dice vabbè, questo non vuole fare niente, non è questo il punto, non mi fraintendete. Però ormai io, dopo 5 anni in Parlamento, ho portato avanti anche un progetto come vicepresidente della Camera con il Parlamento francese, inglese e tedesco. Tutti i parlamenti europei si stanno chiedendo come fare per risolvere il problema delle troppe leggi. In Italia ce ne sono 25.000 esistenti, solo di rango nazionale, poi ci sono le regionali. E alla fine in alcuni paesi si sono inventati una cosa che a me piace tanto. A tutti quanti voi sono richiesti tanti moduli, certificati, dichiarazioni dei redditi per verificare come spendete i soldi e, quando siete imprenditori, per verificare gli obiettivi della vostra azienda, se stanno andando bene o rischiate il fallimento. A noi nessuno ci chiede niente. Pensateci un attimo, quando noi facciamo una legge, qualcuno ci ha mai chiesto: ma quella legge che hai fatto 3 anni fa, quali sono le sue performance? Quali sono i rendimenti di quella legge che hai fatto? Nessuno se la ricorda neanche più. Quante leggi anticorruzione vi hanno fatto in questi anni? Decine ne sono state fatte. E ve li sentite pure dire: ma come? Noi abbiamo fatto una legge anticorruzione. Quello di prima, noi abbiamo fatto una legge anticorruzione. Sì, ma la corruzione e la percezione della corruzione non è cambiata. Siamo sempre i penultimi in Europa. Perché? Perché le leggi ormai si fanno per dire di averle fatte. Si riempie il titolo dei giornali e dei TG e poi il giorno dopo, alla fine, se ne inizia a fare già un'altra, e quindi voi avete dimenticato quella del giorno prima. Allora io voglio fare una cosa che fanno in Inghilterra e che secondo me funziona. Quando un politico fa una legge, mi deve scrivere nella legge gli obiettivi che intende raggiungere. Vuoi creare una legge da 1 milione di posti di lavoro? Non lo vai a dire solo ai TG, lo scrivi. Dopo 2 anni, dall'esercizio di quella legge approvata, io verifico se quegli obiettivi sono stati raggiunti. Ma se non li hai raggiunti, quella legge va abolita, perché vuol dire che è difettosa, non sta funzionando e non può continuare a rendere la vita un inferno agli imprenditori, alle famiglie, ma anche a coloro che non trovano lavoro. Perché non è solo una questione di chi lavora. Anche chi non trova lavoro ha a che fare con un centro per l'impiego, solo per riuscire a capire quali sia tutto quello che deve produrre, tutte le cose che deve produrre per avere a che fare con quel centro per l'impiego, impiega una vita. Tutto questo si è complicato non a caso. Guardate, io vi dico con molta franchezza, non ho trovato politici incompetenti lì dentro. Io non ho trovato gente che non sa di cosa stiamo parlando. Qui il problema è la competenza della politica a servizio di chi la metti. Perché se la vuoi fare per creare qualcosa che ti debba portare soltanto voti, allora i voti non sono per forza consenso. I voti si possono fare in tanti modi e conosciamo benissimo quali sono le dinamiche. Le abbiamo conosciute e in questi anni si è creato tanto di inutile per piazzare gente dentro e continuare a fare voti. Noi vogliamo fare una cosa differente. Cominciare ad utilizzare i soldi delle vostre tasse per le cose che servono. Cominciare ad utilizzare gli enti pubblici per le cose che servono. Allora, i siciliani in questi anni, io ci sono stato tanto in Sicilia, la conosco benissimo, insieme a Giancarlo abbiamo fatto tantissimo insieme. I siciliani mi hanno sempre parlato dei soliti problemi. Io sono campano, abbiamo tanti problemi in comune. La sanità, i trasporti, le infrastrutture. È inutile parlare di imprese se non hai la possibilità se non dai la possibilità ad un'impresa di portare in un porto siciliano i suoi prodotti per mandarli all'estero e esportarli. Alcune aziende li portano a Gioia Tauro in Calabria i prodotti per riuscire ad esportarli. È inutile parlare di altro se non parliamo di disoccupazione, se non parliamo di rifiuti. Questi sono temi che non hanno bisogno di soluzioni innovative. Le soluzioni sono nei cassetti dei ministeri e degli assessorati regionali da 30 anni. Sono quelle per cui si sono pagate decine e decine di consulenze a mega esperti. Le soluzioni ci sono già.
Noi abbiamo bisogno solo della classe politica che abbia il coraggio di adottare quelle soluzioni. La sanità. Io non ho tutte le soluzioni sulla sanità, ma sono sicuro che sono state studiate tutte in questi anni. Ma una cosa bisogna cominciare a fare. La sanità non lavorerà mai per voi finché i politici nomineranno i direttori delle aziende sanitarie provinciali. E la metteremo a servizio dei cittadini e non dei politici finché, nel momento in cui riusciremo a tagliare questo collegamento tra politica e nomine. Allora come si fa? Come si fa? Come si fa in tanti altri paesi? Si mettono insieme i curriculum quando devi selezionare un dirigente, un direttore amministrativo, prendi i migliori e poi hai un metodo per selezionarli. Esistono in tutti i paesi europei, solo qui quando parli di meritocrazia ti dicono che è impossibile. È sempre impossibile la meritocrazia in questo paese. E infatti che cos'è la meritocrazia? È prima di tutto un cittadino onesto che si è sempre comportato bene e si vede sempre sorpassare da un disonesto che però la società non chiama disonesto. Chiama quello furbo, quello che ci ha saputo fare. E noi siamo i fessi, quelli che invece non sono stati bravi a divincolarsi in questo mondo. Cominciamo a invertire il paradigma. E anche su quello che riguarda i rifiuti. Siete l'ultima regione italiana, la mia non è che se la passi meglio, l'ultima regione italiana per raccolta differenziata. Perché non sapete fare raccolta differenziata? Io non credo proprio. Anche perché i comuni medio-piccoli hanno dei livelli di differenziata alti. Perché il business sta nei grandi comuni, quelli da 300, 400 mila, un milione di abitanti, e lì infatti la differenziata precipita. Perché? Perché c'è il business delle discariche, il business dei trasporti, il business dei materiali. E chi è che ci ha lucrato? Tutti dicono le organizzazioni criminali. Le organizzazioni criminali non possono lucrare se non hanno dalla loro la politica che gli permette di lucrare. Quindi è inutile che parliamo sempre solo di mafia. Le mafie esistono perché esistono la corruzione. E se noi non tocchiamo la corruzione, non riusciremo mai a contrastare le organizzazioni criminali. E per combattere la corruzione abbiamo bisogno prima di tutto di una classe politica che non sia corrotta. Ora, io non vengo a dire il Movimento 5 Stelle è un movimento superiore, al di sopra degli altri. Non vengo a dire neanche che siamo diversi perché siamo nati diversi. Questa è una forza politica che ha cercato, prima di tutto, di attenuare in politica i difetti dell'essere umano. Perché l'essere umano è essere umano, sbaglia, si lascia tentare, se stai troppo tempo lì dentro la perdi la testa. Io potevo guadagnare 22.000 euro netti come vicepresidente della Camera, al mese, non all'anno, e potevo venire qui con la mia auto blu, potevo muovermi col volo di Stato, ma state sicuri che dopo 3 mesi avrei perso il senso della realtà, dopo i primi 66.000 euro netti che mi entravano nel conto corrente. Ed è per questo che sto in una forza politica... Ed è per questo che sto in una forza politica che invece ha imposto ai suoi eletti di tagliarsi gli stipendi, di rinunciare ai doppi stipendi e di non utilizzare i privilegi. Io non ve lo vengo a dire per farmi bello, io ve lo vengo a dire per due cose. Uno, che siamo gente che è rimasta con i piedi per terra. Due, che se 130 parlamentari a Roma del Movimento 5 Stelle tagliandosi gli stipendi hanno messo insieme 22 milioni di euro in 4 anni e mezzo, immaginate un attimo la Sicilia il giorno in cui Giancarlo Cancelleri prende le regole che già si applicano al Movimento 5 Stelle e le applica a tutti i deputati regionali, assessori regionali e presidente della regione, e li recuperi un po' di milioni di euro. Noi che cosa ci abbiamo fatto con 22 milioni di euro? Abbiamo detto mettiamoli in un progetto per il lavoro, vediamo di utilizzare i soldi dei nostri stipendi per dare lavoro agli italiani. Abbiamo creato con 22 milioni di euro 7.000 nuove imprese in Italia che hanno dato lavoro a 17.000 italiani. Sono tante? No, però è un'idea di paese diversa, è un'idea che possiamo immaginare già da adesso, dopo il 5 novembre, se ci fate vincere le elezioni regionali in Sicilia. E facendo così, questo metodo di lavoro lo puoi applicare a tutto, anche ai trasporti, alle infrastrutture, trasporti, infrastrutture, ferrovie. Signori, noi non ce l'abbiamo con gli impresentabili perché ci stanno antipatici. Io non ce l'ho con quella gente che è sotto processo ed è definita impresentabile all'interno delle liste di Musumeci o di Micari. Il tema non è questo, io non ce l'ho con quella gente lì. Io sono venuto a dirvi un'altra cosa, che stiamo facendo una lotta contro l'indecenza degli impresentabili,
perché quella gente è coinvolta nei processi che riguardano i soldi che dovevano essere destinati agli indigenti siciliani, alle infrastrutture siciliane, alla sanità siciliana, e invece se li sono intascati. Andate a vedere i processi in cui sono coinvolti quei signori, sono tutti processi che riguardano i vostri soldi, i soldi delle vostre tasse o le tasse mai riscosse. Voi dovreste incassare, ora vi do un numero, voi dovreste incassare 4,7 miliardi di euro di tasse ogni anno come regione siciliana. Lo sapete quanti se ne incassano? 420 milioni, circa l'8%. Stiamo parlando di un nulla rispetto a quello che si potrebbe incassare. E io lo so che state pensando voi, ma io le ho sempre pagate le tasse. Siete benvenuti nel popolo dei fessi, perché dall'altra parte c'è una parte incredibile che evidentemente a cui non sono mai state riscosse tutte le tasse, e quelli sono soldi che si possono recuperare, fermo restando che in Italia le tasse vanno abbassate, per carità. Io sono uno di quelli che pensa che Equitalia vada abolita, e anche i suoi surrogati come li avete qui in Sicilia, che sono i responsabili principali dei disastri che si sono creati in questi anni, perché si faceva una riscossione aggressiva, debole con i forti e forte con i deboli. E così possiamo andare avanti su tante cose. I soldi si trovano se si comincia a tagliare quello che non serve e si comincia a fare politica in maniera seria. Però vi dovete convincere di una cosa, perdonatemi se uso il voi, perché io non sono siciliano. Io vengo da una regione a statuto ordinario. Le regioni a statuto ordinario possono fare ben poco. A parte la sanità, possono fare ben poco. Le leggi regionali quasi sempre sono impugnate dallo Stato centrale perché sono in legislazione concorrente. Insomma, il presidente di una regione a statuto ordinario si atteggia a grandeur, ma in realtà può fare ben poco. Non è il vostro caso. Voi avete una grande fortuna, che purtroppo è stato anche il problema però, lo statuto speciale. Essere una regione a statuto speciale significa prendere un'arma incredibile, di una potenza incredibile, e decidere di metterla in mano o a Cuffaro, Crocetta e Lombardo o a Giancarlo Cancelleri. È logico che se la metti in mano a quelli là è molto probabile che la utilizzino per aumentarsi gli stipendi, i privilegi, per creare gli enti inutili, per mandare in default il consorzio autostrade siciliane, per continuare a erogare finanziamenti agli amici degli amici anziché alle imprese che se la dovrebbero cavare bene in questa regione perché hanno a disposizione i fondi europei che però non riescono a percepire. Questo è un problema grosso che si riesce a superare se abbiamo la possibilità all'interno di questa regione di fare le leggi regionali giuste, ma soprattutto i provvedimenti per tagliare i fondi che non servono. Allora ci dobbiamo convincere di una cosa: oggi una legge della regione siciliana è molto più efficace di una legge che si fa a Roma per i siciliani. Avete un potere enorme andando a votare le elezioni regionali siciliane, però non ci credete più, a quanto ho capito, perché molti mi dicono no, non vado a votare perché la regione è inutile, ormai allo sfascio, hanno distrutto, hanno preso tutti i soldi, non c'è rimasto niente più. Vi posso assicurare che non è così, perché li ho letti i vostri bilanci. Ci sono centinaia di milioni di euro da recuperare e da reinvestire nelle politiche per i giovani e meno giovani che per esempio non hanno lavoro. Voi avete il doppio della disoccupazione generale nazionale, cioè l'11 è la nazionale, voi siete intorno al 22, e avete il 40% di disoccupazione giovanile. Solo nel 2015 sono andati via 97.000 siciliani dalla Sicilia, cioè sono scomparse le città, 11.000 sono andati all'estero, i restanti sono andati in altre regioni italiane. Una vera e propria sconfitta, perché a volte se ne vanno i più giovani, che sono il tessuto sociale che aiuta anche i meno giovani a combattere le battaglie quotidiane. Io mi ricordo che quando mi occupavo, prima di essere eletto, del gioco d'azzardo, e cercavamo insieme al mio parroco di tirare fuori dalle grinfie del gioco d'azzardo padri di famiglia che si stavano rovinando, quelli che riuscivano a salvare i padri di famiglia che finivano nel gioco d'azzardo erano i figli. Noi coinvolgevamo i figli, e i figli dicevano ai padri: smettila di spendere i soldi della nostra famiglia nelle slot machine. Ci riuscivamo così, ma se se ne vanno i figli, i padri e le madri restano sole e si disgrega un tessuto sociale. Quindi il vero problema dell'emigrazione non è solo economico, è di tenuta sociale di una comunità, e dobbiamo convincercene nell'operato di una politica che cerca di farli tornare qui. E possono tornare qui perché abbiamo un patrimonio infinito di possibilità. Io quest'estate l'ho girata tutta la Sicilia perché abbiamo fatto un tour estivo.
Abbiamo girato con i pulmini elettrici, abbiamo dimostrato che si possono fare 2000 km in un mese con la mobilità elettrica e anche trovare il posto dove andarle a ricaricare. Quindi immaginate un attimo Termini Imerese, che abbiamo visto. Io sono di Pomigliano d'Arco, condividiamo anche il destino della Fiat con la vostra regione. La Fiat ha preso tanti miliardi di euro delle vostre tasse, quando le cose sono andate male se n'è andata all'estero a produrre le macchine. Ed è veramente rammaricante questa cosa, perché c'erano i soldi nostri lì dentro. E se dovessimo andare al governo, una legge la faremo. Una legge va fatta, ma tre righe, non dobbiamo fare qualcosa di complicato, che dice: tu azienda che hai preso i soldi degli italiani, se te ne vai all'estero restituisci i soldi degli italiani. Non puoi pensare di andartene dopo che hai preso i nostri soldi. Però c'è da convertire anche un settore. Il settore dell'automotive, il suo futuro è l'auto elettrica, però seriamente, non con questi progetti sperimentali che poi alla fine muoiono lì. La Germania entro il 2020 vuole produrre 1 milione di auto elettriche. L'Olanda e l'India nel 2035 bandiranno tutte le auto a benzina e diesel. Noi non siamo da meno, abbiamo energie rinnovabili per ricaricare le auto elettriche pazzesche, perché abbiamo un'esposizione solare e ventosa, idroelettrica e anche geotermica pazzesca. Abbiamo tutte le carte in regola per rilanciare questo settore e vedere di nuovo i nostri stabilimenti che riaprono, che permettono ai giovani universitari di lavorare, ma anche a quelli che non sono laureati o diplomati, di lavorare all'interno di uno stabilimento che produca questa nuova generazione di automobili. Ma per questo ci vogliono lo Stato e la Regione, che cominciano a investire a medio e lungo termine. Si fa tanto parlare della Tesla, non so quanti di voi ne abbiano sentito parlare, è un'industria americana che produce l'auto elettrica più importante al mondo, ma quell'azienda americana in uno Stato liberale come gli Stati Uniti ha preso 500 milioni di euro dallo Stato americano per sviluppare quel progetto. Quando hanno inventato l'iPhone e l'iPad, che l'ha inventato Steve Jobs, che è un mostro, che era un grandissimo, dobbiamo ricordarci che ha messo insieme prodotti che aveva sviluppato lo Stato americano, il GPS, il touchscreen, tutto quello che utilizzate su quell'arnese, sono tecnologie sviluppate dallo Stato. Allora lo Stato deve cominciare a sviluppare nuove tecnologie per rilanciare i settori lavorativi dei giovani e dei meno giovani. Però voglio dirvi anche un'altra cosa: non è possibile che siamo in uno Stato in cui io, cinquantenne che perdo il posto di lavoro, 55enne che perdo il posto di lavoro, dopo aver fatto 30 anni lo stesso lavoro, viene lo Stato da me e mi dice: trovati un altro lavoro, non è un problema mio. Io quella persona la devo prendere per mano come Stato, gli devo dare un reddito mentre lo formo per un nuovo lavoro in cui io sto investendo e lo reintroduco lavorativamente. E in questo si chiama reddito di cittadinanza, che non significa dare i soldi a gente che non fa niente. Quelli erano gli altri sussidi che sono stati dati in questi anni a gente che se ne stava sul divano senza far niente e prendeva il sussidio. Noi vogliamo dire a quelle persone che perdono il lavoro, non riescono a trovarlo: a me Stato, servi per questo lavoro qui e in questo settore in cui sto investendo. Fatti formare, io ti do un reddito mentre ti formi, così non devi accettare la qualunque, ma entri in un percorso di formazione e poi ti faccio una proposta di lavoro. Se non l'accetti perdi il reddito, se l'accetti hai un nuovo lavoro, magari non sarà quello più bello del mondo, ma ti ho formato per quello che serve alla società. E non devi accettare qualunque cosa, in nero, sottopagato, pur di riuscire a mandare avanti la tua famiglia. E quando prima qualcuno mi ha fermato qui e diceva: parlate delle pensioni, le pensioni sono un concetto secondo me semplicissimo: dobbiamo dare il diritto di vivere a chi ha lavorato una vita, ma uno Stato che eroga una pensione minima sotto la soglia di povertà relativa, cioè la soglia di povertà relativa per l'Eurostat è 780 euro al mese, che è quello minimo che serve secondo l'Eurostat per arrivare a fine mese ad un individuo, ovviamente non a una famiglia. Ma se io ero come Stato una pensione da 300 euro al mese, da 400 euro al mese, o parlo anche di quello che è il sussidio per la disabilità, io sto ammettendo una sconfitta, sto dando a un pensionato una condizione di povertà dopo che ha lavorato una vita nella nostra società. E allora la prima cosa da fare è portare tutte le pensioni minime a 780 euro al mese. Abbiamo già trovato i soldi nel bilancio dello Stato e lo possiamo già fare, glielo stiamo proponendo da anni al governo, ma ormai manca poco e lo facciamo noi. E poi cominciamo a parlare di lavori usuranti. Ci sono tanti lavori che non possiamo pensare di tenere un operaio edile a 40 metri d'altezza a 40 gradi a luglio
ha 66 anni e deve aspettare un altro anno e mezzo per andare in pensione. Quelli sono lavori usuranti come tanti altri, quelli vanno alimentati con dei fondi per mandare in pensione prima. E poi le pensioni sono un concetto molto semplice, sono un concetto di credibilità dello Stato, perché un pensionato non crederà mai nello Stato finché lui prenderà 400 euro al mese e c'è uno in Parlamento che prende 19.000 euro al mese di pensione. Quindi le pensioni d'oro vanno abolite prima di tutto per un concetto di credibilità. E voi qui lo potete fare con legge regionale, a differenza della mia regione dove a volte dobbiamo farlo con legge nazionale. Poi ve la diranno sempre, sono i diritti acquisiti, diritti acquisiti. Purtroppo voi avete un altro record. La regione siciliana è la prima per numero di pensioni d'oro, 30.000 persone che prendono le pensioni d'oro. Ma sono record, guardate, io sono molto ottimista perché ho capito in questi anni che le cose si potevano fare. Io non vi voglio tediare molto, però le buone notizie sono contagiose, no? Per questo ce le nascondono. Io quando sono arrivato alla Camera ho trovato i parlamentari che si facevano rimborsare pure le punture d'insetto e le insolazioni. Non sto scherzando, c'è una polizza assicurativa che dice che se tu parlamentare sei punto da insetto, prendi un'insolazione o contrai una malattia tropicale o diciamo vieni coinvolto in una sommossa popolare, che poi è probabile visto che ti fai rimborsare le punture d'insetto, hai un'assicurazione con cui sei rimborsabile. Ci ho messo insieme ai miei colleghi 3 anni e mezzo, però questo è stato il primo Ferragosto da 20 anni in cui i parlamentari non hanno più questa assicurazione da 300.000 euro perché gliel'abbiamo fatta saltare. Come? Vi voglio raccontare questo esempio. Quando sono arrivata alla Camera, la Camera spendeva 20 milioni di euro per affittare degli immobili come questi, che erano degli immobili dove dover mettere gli uffici dei parlamentari. Quando siamo arrivati abbiamo detto, scusate, ma noi gli uffici ce li abbiamo, sono del demanio, sono edifici dello Stato, non abbiamo bisogno di affittare quei palazzi. Quindi vai a vedere un attimo e scopri che quello che affittava la sede del Partito Democratico a Roma era anche il proprietario di quei palazzi, che prendeva circa 30 milioni di euro all'anno di affitti d'oro. Ne avrete sentito parlare degli affitti d'oro. Bene, arriviamo lì e diciamo, guardate, siamo in un momento di difficoltà, il 2013 del paese, recuperiamo questi 30 milioni di euro, prendiamo quegli uffici e trasferiamoli negli immobili di nostra proprietà. Lo farebbe qualunque padre di famiglia che ha una casa di proprietà, è in affitto, se ne torna nella casa di proprietà e prova a far quadrare i conti della famiglia. No, non si poteva fare. Guardate, questo non si può fare, Presidente, questa cosa ci chiede, non si può fare perché sono contratti senza clausola di recesso, non è possibile. E io dissi una cosa. La legge non ce lo consente, non ci permette di cambiare questi contratti. No, guardi, la legge non ce lo consente. E la legge la facciamo noi qua in Parlamento. Cambiamola un attimo, scriviamo 3 righe e diciamo che siccome c'è una situazione economica difficile, non possiamo più permetterci 30 milioni di euro di affitti d'oro e quindi torniamo indietro rispetto a questi contratti che aveva firmato un certo Luciano Violante nel 1998. Voi non ci crederete, ma una notte del 23 dicembre o 22 dicembre 2013, senza che nessuno capisse niente, facemmo passare queste 3 righe di legge e voi ormai sono 2 anni che non pagate più 30 milioni di euro di affitti d'oro. Ora, io ho fatto degli esempi piccoli, no? Stiamo parlando di 300.000 euro di polizza assicurativa, 32 milioni di euro di affitti d'oro. Potremmo parlare di tante altre spese. Però capite che alla fine basta poco per farle saltare, serve solo la volontà. E la volontà ce la può dare una forza politica che è credibile. E con questo vorrei concludere. In questa piazza probabilmente verranno e benvengano anche gli altri candidati di altre forze politiche nelle prossime settimane. Verranno qui a dirvi, anche io voglio abolire i vitalizi, anche io voglio abolire le auto blu, anche io voglio tagliare gli stipendi dei parlamentari, anche io voglio accorpare gli enti inutili, anche io voglio rilanciare la Sicilia tagliando quello che non serve e investendo dove serve. Però ci dobbiamo fare 2 domande che vi dovete fare anche con noi, perché non vale solo per gli altri. 1, se hai già governato la Sicilia, perché non l'hai fatto quando governavi e me lo vieni a proporre in campagna elettorale? Questa è la prima cosa che credo ci dobbiamo domandare, poi ognuno si dà la sua risposta. La seconda, ma tu vuoi abolire i vitalizi, vuoi tagliare gli stipendi, vuoi eliminare le auto blu, ma tu in questi anni l'hai usata l'auto blu, te lo sei tagliato lo stipendio,
hai rinunciato al vitalizio, perché non serve una legge per farlo. Noi l'abbiamo fatto, Giancarlo l'ha fatto senza aspettare una legge. Giancarlo Cancelleri e gli altri 13 nostri deputati regionali del Movimento 5 Stelle sono i primi deputati regionali della storia della Sicilia che rinunciano al vitalizio. I primi. Non è mai successa questa cosa. Ora, una domanda la voglio fare io a voi. Avremo un po' di credibilità in più di tutti quelli che questa roba se la sono presa quando veniamo qui a dirvi che la vogliamo fare una legge per tagliare a tutti quello che abbiamo già tagliato a noi? Avremo un po' di credibilità per venirvi a dire che possiamo accorpare le partecipate che non servono, che possiamo rimettere a posto le autostrade mandando in concordato, in continuità davanti a un giudice il consorzio Autostrade Siciliane, recuperando i soldi dei siciliani e dei vostri pedaggi che continuate a pagare continuamente? Io credo che un po' di credibilità ne abbiamo, giusto un po', non voglio esagerare, però è quella credibilità che potrebbe farvi scegliere noi il 5 novembre anziché gli aguzzini politici di questa regione che hanno già avuto l'occasione di governarla e di distruggerla. E io già lo so come funzionerà nei prossimi mesi. Ci saranno nelle prossime settimane ci saranno due mantra. Uno è quello: ma non ce la possono fare, sono troppo forti gli altri. Allora mettiamo un attimo i puntini sulle i. Noi abbiamo Giancarlo candidato presidente con una lista di 60 candidati e si parla di testa a testa tra Giancarlo e il candidato di centrodestra che ha 5 liste e centinaia di candidati. Quindi già abbiamo vinto, se si può dire, perché noi lo stiamo facendo senza impresentabili, con liste pulite e senza dover dar conto a nessuno. Però io non mi accontento del già abbiamo vinto. Io voglio veramente provare a governare questa regione con Giancarlo, col Movimento 5 Stelle, e anche se io non sono siciliano e non sono candidato, la sento come una grande, grande sfida da vincere, perché se cambiate voi le cose sarete contagiosi e contagerete il resto d'Italia. Io mi ricordo quando nel 2012 ci avete fatto diventare la prima forza politica della regione siciliana. Io stavo in Campania, io sono nella provincia di Napoli, come vi ho detto, e lì quel giorno in cui uscirono fuori i risultati, poi vabbè, eleggeste Crocetta, e ovviamente immagino che ognuno sappia poi come ha governato Crocetta, ma lasciamo perdere. Beh, io mi ricordo che tanti della mia regione, in cui il movimento aveva un consigliere comunale, non aveva nient'altro, un consigliere comunale, vennero da me e dissero: ma se i siciliani che se la passano male ci riescono, allora ci possiamo riuscire tutti quanti. E infatti, 3 mesi dopo, alle elezioni politiche, tutti gli italiani ci hanno fatto diventare la prima forza politica del paese. Ora, da allora, dal 2013 ad oggi, sono passati diversi anni. Noi abbiamo fatto l'opposizione, vi abbiamo fatto conoscere tutte le porcherie che stavano facendo lì dentro e le indecenze. Abbiamo difeso alcuni vostri diritti, alcune battaglie le abbiamo vinte, altre le abbiamo perse. Però in questi anni ci avevano sempre detto: state morendo, non ce la farete mai, non ce la farete mai, e siamo ancora la prima forza politica del paese e siamo più forti di 5 anni fa. Non lo dico per farmi bello, lo dico perché c'è un'opportunità, non è mai accaduto e in nessun paese europeo sta accadendo che una forza politica, né di destra né di sinistra, post-ideologica, che pensa che ci siano solo cose buone da fare, non cose di destra o di sinistra, sia così alta e possa abbattere gli altri partiti. E stanno facendo una legge elettorale per provare a metterci da parte, è una legge elettorale che prova a far vincere chi perde e a far perdere chi vince. Però stanno facendo un errore madornale, perché l'attuale legge fa in modo che almeno alla Camera possa vincere una forza politica e al Senato non ci sia una maggioranza certa. La legge che stanno per approvare fa in modo, scientificamente, che né alla Camera né al Senato ci sia qualcuno che possa vincere. Siccome noi siamo accreditati solo alla Camera per circa 200 seggi e siccome PD e Forza Italia allo stato attuale non fanno 51%, quindi non hanno la maggioranza neanche mettendosi insieme, loro stanno facendo in modo che il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni sia determinante sia alla Camera che al Senato. Cioè stanno facendo una legge per metterci nell'angolo e invece alla fine finiranno per farci diventare protagonisti della prossima legislatura e proveremo in tutti i modi a fargli saltare le vergogne che hanno approvato in questi anni, a riformare il paese nella direzione in cui bisogna andare. Quindi non sono assolutamente spaventato né dagli impresentabili né
dal fatto che stiamo svuotando le carceri per provare a battere Giancarlo Cancelleri, poi qualche magistrato le sta riempendo di nuovo, loro le svuotano e i magistrati li rimandano dentro. Non sono spaventato dalle leggi che ci stanno facendo contro, certo sono delle leggi veramente vergognose, sono loro quelli spaventati. E quando le azioni politiche sono alimentate dalla paura, l'unico risultato che ottieni è diventare ancora più debole. Quindi io con tutto il massimo dell'ottimismo e del sorriso vado avanti insieme a questa forza politica e vi chiedo di darci un grande segnale il 5 novembre. Se vorrete, governeremo questa regione e la rilanceremo. Grazie, grazie mille. Ok, grazie Luigi, via. Venite ragazzi, venite qui. Allora, in provincia di Palermo noi abbiamo 16 candidati, stasera ce n'è una piccola rappresentanza, gli lascio il microfono, si presentano, così li cominciate a conoscere, io poi magari vi dai volantini potete vedere tutti gli altri, c'è un po' una grafica e tutto il resto, vai! Ciao a tutti, Luigi Sunzeri da Termini Imerese, con molti di voi già ci conosciamo per la vicinanza territoriale, ma anche perché sto venendo molto spesso a farvi conoscere il programma del Movimento e a organizzare con i ragazzi del Meetup di Carcamo diverse iniziative. Saremo qua fino al giorno 5, verremo più volte, ci incontreremo, faremo il giro delle attività. Io voglio chiedervi semplicemente una cosa. Da domani mattina mancano 19 o 18 giorni al 5 di novembre. Vi chiedo il massimo impegno, per un motivo semplicissimo. In queste elezioni abbiamo due forze, loro che hanno governato questa regione e l'hanno ridotta allo stato attuale, noi che stiamo provando a dare un'alternativa credibile a questa regione. Non ci sono altre alternative, o noi o loro. Dalla nostra parte la credibilità e la tanta voglia, ma soprattutto l'essere totalmente svincolati da qualsiasi logica di spartizione del potere e delle poltrone. Dall'altra parte invece chi continua a litigare semplicemente per avere il posto nel listino, per avere l'assessorato e per la spartizione di quel denaro, di quelle poltrone che finora ci hanno condotto in uno stato disastroso questa regione. Vi chiedo realmente e semplicemente un impegno quotidiano, costante per i prossimi 18 giorni, 19 giorni, perché insieme possiamo farcela, noi da soli 16 non ce la faremo. Dateci tutta la mano possibile. Grazie. Vivi Angela Schembri, anch'io sono una vostra vicina di casa perché il mio paesino è proprio dietro quella montagna lì che è Ventimiglia di Sicilia, tanto vicino linea d'aria ma tanto lontano perché abbiamo delle bellissime infrastrutture, strade, sapete benissimo per arrivare cosa succede e che rischi corriamo. Comunque tutto quello che c'è da dire tutto è stato detto veramente da Giancarlo e Luigi Di Maio. Penso che un popolo così attento non l'ho mai visto, ho seguito altri comizi in altri paesi e devo dire che qua l'ascolto è veramente contagioso, quindi vi ringrazio tanto anche per l'accoglienza che fate anche a noi nuovi, insomma siamo un pochettino più timidini. Però volevo dire, anch'io volevo aggiungere una cosa relativamente a quello che ha detto Luigi Sunzeri. Abbiamo bisogno di ognuno di voi, se ognuno di voi fa anche quello che stiamo facendo noi, quindi portavoce e dire ai vostri amici, le famiglie, tutte le persone che incontrate ad aiutarci, perché da soli non ce la possiamo fare, non solo da soli noi 16, ma tutti gli attivisti e coloro che sono simpatizzanti del movimento, credo che non bastano se non ci aiutate ognuno di voi a portare la nostra voce e a spiegare perché conviene tutti andare a votare. Andare a votare per dare una mano a tutti noi, perché noi siamo cittadini con i cittadini dentro le mura del palazzo. Grazie. Brava Lidia. Ciao a tutti, io sono Erika Papuzza, sono qui in trasferta perché in realtà vengo da Palermo. Insomma, è stato bello essere qui perché c'è stata una bellissima accoglienza. Rispetto al programma hanno già parlato sia Giancarlo che Luigi, io volevo soltanto aggiungere che non vi chiediamo voti, non vi chiediamo di votare le persone, vi chiediamo di informarvi, di leggere il nostro programma. Noi parliamo di sport, di cultura, di sanità, di politiche sociali, per cui vi chiediamo di leggerlo, informarvi e andare a votare. Questa è la cosa più importante, abbiamo bisogno di tutti voi, quindi grazie e sosteneteci. Grazie ancora, buona serata, viva la Sicilia! Grazie.
padroni, il tuo trovato, sotto la torcia in luna.